L'Europa intende riscrivere le sue regole fiscali. L'obiettivo è rendere i livelli di debito più sostenibili. Negli ultimi anni molti paesi hanno speso denaro pubblico per attutire l'impatto della pandemia, della guerra in Ucraina e della crisi energetica. Ora è giunto il momento di rimettere in ordine le finanze pubbliche. Questo significa ridurre i disavanzi pubblici al di sotto del 3% del PIL e il debito pubblico al di sotto del 60%, in conformità con i trattati dell'Unione Europea. La proposta della Commissione mira a dare agli Stati membri un maggiore controllo sulle modalità di raggiungimento di questi obiettivi. I Paesi saranno comunque obbligati a diminuire il loro deficit di almeno lo 0,5% ogni anno fino a raggiungere la soglia del 3%. Si prevede che 14 Paesi non raggiungeranno il limite del 3% nel 2023, tra cui Italia, Francia, Romania, Spagna e Malta. Le riforme proposte dalla Commissione europea mirano a garantire la solidità delle finanze pubbliche e a promuovere gli investimenti nella transizione verde e digitale.